Inizia lunedì 24 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale, quindi da lunedì potremo somministrare i vaccini antinfluenzali a tutte le categorie degli aventi diritto, cioè tutti i soggetti che hanno più di 60 anni, coloro che sono affetti da patologie croniche, quindi sia dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, dall'insufficienza renale, da patologie che comportano immunodepressione. È molto importante vaccinarsi per queste patologie perché sono coloro che hanno il maggior rischio di andare incontro a complicanze e ad esiti, sfavorevoli. È importantissimo vaccinarsi anche per le donne in gravidanza, in qualsiasi momento della gravidanza e nel puerperio, e per coloro che svolgono un lavoro che è definito di pubblica utilità. La vaccinazione antinfluenzale, può essere somministrata dai medici di medicina generale, quindi dai propri curanti, può essere somministrata anche negli hub vaccinali. Infatti, quest'anno, come lo scorso anno, è possibile co-somministrare i due vaccini in due luoghi di somministrazione diversi, ma possono essere effettuati nello stesso momento. Per coloro che appartengono alle categorie di pubblica utilità, è stato predisposto anche un portale che è presente sulla pagina internet dell'azienda USL, in cui è possibile candidarsi. È obbligatorio inserire in questo portale un indirizzo mail, infatti, queste persone riceveranno un messaggio, una mail di convocazione in uno degli hub vaccinali della nostra provincia. Potranno anche introdurre una preferenza rispetto al luogo in cui desiderano essere vaccinati. Come sapete, tutti gli anni, la vaccinazione antinfluenzale è anche l'occasione per la vaccinazione antipneumococcica. Anche questa può essere somministrata dal proprio medico di medicina generale. La ricordiamo perché effettivamente è una vaccinazione importante, soprattutto per tutti coloro che soffrono di patologie concomitanti dell'apparato respiratorio, cardiovascolare o che inducono un'immunodepressione. È una vaccinazione che però può essere effettuata in ogni momento dell'anno, non necessariamente in co-somministrazione con la vaccinazione antinfluenzale.